Ragazzi, guardate che sono carinissimi, uno e due. Sono due nuovi prodotti che oggi, ragazzi, vi porto qui sul canale. Il brand si chiama Tasman, che lo trovate su Amazon. Sotto in descrizione vi lascerò il link, vi lascerò il codice sconto per avere un'ulteriore agevolazione sul prezzo già in sconto in questo momento, ok? Perciò solo a voi che guardate il video vi metterò sotto in descrizione il codice sconto. E allora, ragazzi, di cosa parliamo? Un multimetro digitale molto piccolo, compatto e con tre tasti, ok? Il centrale on, off, rosso, il laterale che ci permette di accendere il LED che c'è qui sulla parte posteriore. E poi abbiamo funzione voltmetro in alternata, voltmetro in corrente continua, poi abbiamo home, tester di continuità automaticamente, perciò lui in maniera automatica capirà cosa stiamo andando a misurare. Ok, ragazzi, tramite il primo tasto possiamo andare a scegliere la modalità auto, ok, che autonomamente lui va a programmarsi sul voltmetro se in continua o in alternata, e poi possiamo anche andare a pigiare per avere, eccolo qui, ACU. ACU, ragazzi, non è altro che una sorta di sensore. Ok, facciamo, ragazzi, una prova di misurazione. Questa è una batteria X20 della Parkside. Andiamo a impostare. Niente, non facciamo niente, vediamo così in automatico più o meno 21,93. Ci siamo, ok? Vado a spegnere la luce sulla parte posteriore e poi andiamo a fare un'altra prova, che è quella della continuità. Lui in automatico si è posizionato sulla lancetta del campanellino, ok? La continuità. Se io devo andare a misurare la continuità di un conduttore, di un circuito, lui si va a posizionare digitalmente, vedi sul display, la lancetta su quello. Ragazzi, questo multimetro non misura gli ampere, ok? Perciò ohm, continuità e voltaggio in corrente continua e voltaggio in corrente alternata. Molto molto utile, piccolo, leggerissimo. Un'altra funzione molto interessante dello strumento NCU. Si attiva tramite questo tasto, ok? E la seconda funzione manuale, poi quelle automatiche vanno a settarsi automaticamente mettendolo su auto. Bene, cosa fa questa funzione? Guarda, se mi avvicino a questo tubo, guarda, è un tubo elettrico, ok? Un tubo dove mi passa la 230 volt. Te lo faccio vedere ancora meglio qui nella bassa tensione. In corrente continua non funziona. Vado a mettere la presa della mia pistola a caldo, ok? Vado ad appoggiare, ad avvicinare, ok? Il multimetro. Senti? Bene. Questo sta a significare che grazie a questo, ragazzi, voi potrete andare a capire nei muri dove c'è passaggio di corrente. Basta che avviciniate, ok, il multimetro in una parete dove dentro c'è un tubo grugato con la 230 volt, passando lì lui suona. Dove c'è, dove non c'è, non suona. Andiamo a fare una prova di portata. Mettiamo il cavo, il lato di sotto di questo mio banco da lavoro, che è un buon
4 centimetri di spessore, il legno. No, non lo capta. Poi abbiamo lei, ragazzi, la nostra bellissima penna. Anche questo, ragazzi, funziona come una sorta di sensore che ci capta, ok, l'energia elettrica nei cavi, nei conduttori. Se io ora mi avvicino, lui mi sta capottando che in questo conduttore c'è l'energia elettrica, ok? Se io mi avvicino al tubo, anche questo, ragazzi, ha un display LCD con una matrice, ok? Che mi indica la percentuale di vicinanza, ok, alla sorgente elettrica. È sotto una percentuale che varia, ok? Può andare dal 0% al 100%. Vedi, verde o rosso. Quando capta energia elettrica nel conduttore, nella presa, nella ciabatta, comunque dove capta energia elettrica, lui si accende un LED rosso qui e il display diventa anche rosso. Due modalità, ok? Da 70 a 1 kV o da 12 V a 1 kV. Se noi andiamo a programmare 12 V, già da qui lui mi capta l'energia elettrica. Da questa distanza, ragazzi, qui, che siamo ben oltre i 20 centimetri, ok. Se io vado a mettere invece da 70 a 1 kV, ho modificato la sensibilità dello strumento. In teoria ora dovremmo andare a captare l'energia elettrica solo da vicino. E infatti, eccolo qui, solo se tocco sul cavo, eccolo qui, lui mi lampeggia. Vediamo se vado qui. Ok, questo. Ok, solo se tocco il cavo qui, se mi avvicino tantissimo. In più, ragazzi, una funzione utilissima del 70, del depotenziamento della depotenziamento della sensibilità, ok, nella modalità 70 1 kV abbiamo la possibilità di differenziare fase e neutro, nel senso che se io mi avvicino lui lo capta, ok, e lampeggia. Se io mi avvicino al neutro, lui, ragazzi, non fa nulla. Perciò questo aggeggio funziona in questa modalità, funziona per andare a come cerca fase, ecco, come cerca fase. Questo, ragazzi, non è altro che una penna cerca fase digitale elettronica, che non si limita al solo tocco, ok, a dirti se quello è un conduttore di fase, ma anche a distanza, perché abbiamo visto, grazie all'elettronica amplificata, anche a distanza ti dice che c'è energia elettrica. Perciò, in base a come lo programmi, lui ti può fare da vero e proprio cerca fase, inserendolo proprio a contatto con il conduttore, o anche a distanza se deve andare a capottare un tubo, per esempio un cavo dietro un muro. Però certo, ragazzi, parliamo di piccoli spessori, non hanno né questo e né questo una grandissima penetrazione, ok? Questo forse qualcosa in più di questo, però, ragazzi, sono entrambi due molto ma molto utili. Anche per questo, sotto in descrizione vi lascio il link col coupon, potete utilizzarlo per avere uno sconto extra al prezzo già scontato. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente. Questi due sono i nostri prodotti che abbiamo visto oggi. Ciao, ragazzi, a tutti e al prossimo video.
video.